Buonasera a tutti da Claudio Sorge, ben sintonizzati sempre su Planet Rock Stereo Rai, una puntata speciale questa di 3 gennaio 1994, qui ne seguirà una seconda del prossimo lunedì 10, dedicata ai migliori album dell'annata 1993 per quello che riguarda da una parte il rock, come dire, crossover, che costituisce sempre la prima parte abbondante della nostra scaletta, e poi la seconda parte dei dischi migliori del Death Grindcore, che ripeto andrà in onda lunedì prossimo 10 di gennaio. Dunque cominciamo subito facendo una premessa: ovviamente qui non si tratta dei dischi di rumore nel senso del giornale Rumore, sono dischi scelti un po' da me che un po' coincidono con le scelte di Rumore, un po' no, per cui ecco, prendetelo come un discorso eminentemente Rumore 3 La Vendetta, così si chiama ovviamente la nostra, sapete, la nostra trasmissione del lunedì dalle 22 alle 23. Allora cominciamo dal decimo posto, poi scaliamo, arriviamo fino al primo. Un gruppo che ci ha richiesto anche, sono stati richiesti dai nostri lettori, sono gli Iceburn, una formazione post-hardcore che ha questo stile molto strano, molto complesso, completo. È un trio formato da Joseph Chad Smith alla batteria, Gentry Densley alla chitarra e Cage Tolman al basso. Hanno fatto un album molto lungo, quasi 80 minuti di musica, diviso in 4 momenti. Noi ci ascoltiamo una prima parte del primo momento, che si chiama Iron, il brano si chiama Fee and I. Thank you.
bene, questi erano gli Iceburn dell'EP Hephaestus, non avevamo detto il titolo, per la Revelation Records. Il brano si chiamava Fee and I, tratto da questa prima parte, questo primo gigantesco mini brano, si chiama Iron. Iceburn, un trio di Salt Lake City. E al nono posto, uno dei dischi sicuramente più belli dell'anno e un gradito ritorno dopo tanto che non si facevano sentire, sono i Living Color, l'album si chiama Stain, il brano Ignorance is Bliss. Benissimo, questi erano i Living Color, l'LP Stain per la Sony, per la Epic. Il brano Ignorance is Bliss e Stain, sicuramente uno degli LP più convincenti, un grande ritorno da parte di questa black metal band. E un altro gruppo che era atteso a un ritorno, questa volta la pressione era veramente incredibile su di loro, quello dei Nirvana. Si diceva non avrebbero fatto il successo di Nevermind, difatti non l'hanno bissato, ma ci sono andati molto vicino con il loro LP In Utero, molto sofferto, che è arrivato alla fine a confermare la grandezza di questa band di Seattle, probabilmente in definitiva forse la più grande band che Seattle abbia espresso. L'LP In Utero è un album piuttosto difficile, piuttosto contorto, meno solare, meno lineare del precedente Nevermind, ma comunque molto interessante, è un esempio di pop noise, potremmo definirlo, veramente esemplare, mirabile. E noi ascoltiamo il brano che sta funzionando tantissimo in questi giorni,
in questi ultimi mesi peraltro ancora, e si chiama Heart Shaped Box. Nirvana, Heart Shaped Box, la canzone più orecchiabile dell'album In Utero, che ha confermato il valore di questo gruppo, che ha dato origine insieme ai Madani a tutto il discorso di Seattle.
E un altro LP molto divertente, anche se proprio non è stato scritto dal gruppo che lo ha inciso, è quello dei Spaghetti Incident dei Guns N' Roses, che è sicuramente una delle operazioni più divertenti dell'anno, perché nessuno si poteva aspettare da un gruppo della fama mondiale, totalmente ormai penetrato in ogni più piccola parte del mondo come i Guns N' Roses, che incidessero un album di cover oscure del periodo punk di gruppi come i non solo Damned, che comunque erano relativamente conosciuti, ma anche UK Subs, Fear ed altri Misfits ed altri gruppi veramente che hanno fatto la storia di questa musica a livello però underground. Bene, e molti dicono i Guns N' Roses l'hanno fatto per rifarsi una verginità punk. Non credo che loro fregasse molto di rifarsi una verginità. L'hanno fatto per divertirsi, per vedere far vedere al mondo che una parte delle loro radici musicali era in questi brani. Ci sono riusciti perché hanno centrato lo spirito un po' casinista, goliardico con cui erano state scritte queste canzoni. È un album da prendere per quello che è, una bellissima raccolta di canzoni interpretate con grinta e convinzione dai Guns N' Roses. E comunque, perché no, uno degli album dell'anno, Spaghetti Incident. Ascoltiamo questa versione di un brano dei Damned famoso, probabilmente il brano più famoso dei Damned. Tra l'altro, le notizie di questi giorni che i Damned si sono ricostituiti, quindi sta determinando tutta una serie di avvenimenti piccoli e grandi, questo disco di Guns N' Roses, che inaspettati, sì, in un certo senso. Ascoltiamolo, fino adesso, ripeto, stiamo facendo la classifica dei 10 migliori album rock crossover del 93, sempre qui all'ascolto di Planet Rock con Claudio Sorge, Iceborne, Living Color, Nirvana ed ora Guns N' Roses, questa versione di Damned che si chiama New Rose. Guns N' Roses LP Spaghetti Incident New Rose dei Damned, ed ora una delle cover oscure di cui parlavamo prima, UK Subs, Down on the Farm, sempre Guns N' Roses. Planet Rock.
Bene, abbiamo fatto sentire il Belato anche di Axl Rose. Questo era un brano oscuro uscito nel 1980 fatto dagli UK Subs, si chiamava Down at the Farm. Ed ora un altro gruppo che dopo un certo passato underground hanno inciso anche per la sub pop, sono stati messi sotto contratto da una major, in questo caso la Warner Brothers. Si tratta degli Afghan Whigs, formazione di Cincinnati, nell'Ohio, che è abbastanza particolare perché ha diverse radici anche antitetiche tra loro, come per esempio il punk, come per esempio anche la musica nera, che si ascoltava molto a Cincinnati nel periodo in cui loro sono cresciuti musicalmente. Loro hanno cercato di mettere assieme le due cose, ma non è venuto fuori una sorta di soul punk, ma una cosa veramente indistinta, molto particolare, molto affascinante, che è la forza un po' di questo album nuovo che si chiama Gentleman, nel quale noi facciamo ascoltare il brano omonimo Gentleman. Allora, loro sono gli Afghan Whigs. Wigs di Greg Dulli, provenienti da Cincinnati, America. Mi accorgo che in questa classifica ci sono quasi
completamente, non senza quasi, sono totalmente gruppi americani, proprio a segnare una predominanza da parte di quello che è il rock americano, evidentemente nella cultura rock mondiale. Effettivamente fa tendenza più che mai a livello metal, a livello crossover, a livello roots, a qualunque livello voi volete, ma effettivamente il rock americano domina, dobbiamo dirlo, almeno ha dominato nel 1993 e non solo per l'esplosione del grunge. Dunque Afghan Whigs, l'LP Gentleman, sicuramente una formazione della quale sentiremo ancora parlare molto, perché sono molto molto dotati. Bene, qui siamo circa a metà della nostra classifica dei 10 migliori album rock crossover. Ricordo lunedì prossimo quella degli album Death Grind, e andiamo a vedere dopo gli Afghan Whigs che cosa troviamo. Troviamo una formazione svedese, ecco, questo era l'unico nome effettivamente non americano compreso in questa playlist. Si tratta dei Motor Psycho, che come vi ho detto diverse volte sono un esempio quasi isolato in Europa di come si possa fare musica che contiene tantissimi elementi vari, e potremmo definire una sorta di qualcosa che sta a metà tra il grunge e la psichedelia, però con uno stile molto molto personale. Sia Motor Psycho sia Hedgehog sono i gruppi diciamo di punta di questa che è la nuova scena norvegese di nuovo grunge. Non nominiamo, non sono inseriti ad esempio in questa classifica gli Hedgehog con il loro album Primal Gutter, ma sicuramente se che sono 15 posizioni certamente sarebbero entrati, perché veramente il loro LP è formidabile, Hedgehog. Ovviamente i Motor Psycho hanno più esperienza, più lungimiranza, più anche forse creatività, li abbiamo visti dal vivo, sono stati veramente bravissimi qui a Milano, a Mezzago per la precisione, quando hanno suonato. A differenza delle band di Seattle, diciamo che riescono a essere ancora più completi dal punto di vista della preparazione, la loro preparazione strettamente musicale, perché ormai i gruppi di Seattle si stanno evolvendo in senso, diciamo, punk metal, più metal che punk, mentre i Motor Psycho mantengono ancora altre componenti, come per esempio il folk, o come per esempio un certo tipo di post-punk europeo, che viceversa era un po' presente in certe formazioni. Per esempio i primi Soundgarden sono molto post-punk, se ci fate caso, ma ormai è tutto evaporato, è tutto un po' dissolto, se n'è andato dalla loro musica, che come tale sta entrando ormai nelle classifiche americane, quindi deve diventare forse più metal per piacere a una maggioranza di pubblico crescente. Motor Psycho, dopo tutta questa sto parlare, noi ascoltiamo un brano che è un po' il simbolo del loro essere, del loro stare in Norvegia, terra isolata. Si chiama All is Loneliness, questo brano Tutto è solitudine, ed è tratto dal loro bellissimo monumentale LP che si chiama Demon Box. Ascoltiamo i Motor Psycho. We'll be right back.
Planet Rock. Bene, a questo punto andiamo più decisamente a puntare ora verso Seattle, verso le produzioni che contano, verso i dischi, diciamo, fondamentali per un motivo o per l'altro di quest'anno 1993. Uno di questi, insieme a quello dei Nirvana che abbiamo fatto sentire prima, è sicuramente l'album dei Pearl Jam, si chiama Versus, attesissimo, dopo che il precedente aveva venduto, Ten aveva venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo. È partito benissimo, devo dire, l'album di Nirvana, sia a livello di prenotazioni, sia come vendita immediata appena uscito, però poi forse si è un po' fermato, forse era troppa l'attesa, e alla distanza sembra che i loro rivali, amici Nirvana, riescano a funzionare forse meglio di loro. Comunque è un grandissimo album, questo Versus, non equivalente al precedente, a Ten, mancano delle canzoni, come dire, antemiche, quelle che si cantano, quelle che si rimangono ben impresse nella mente, però è ben fatto, ben costruito, un album che stranamente in alcuni punti ricorda addirittura certe cose di Detroit Sound degli anni, fine anni 60, come questo brano ad esempio, che sembra un pezzo addirittura degli MC5, molto infuocato, molto veloce, molto potente, si chiama Blood Sangue, ripeto, tratto dall'album Versus, e loro sono i Pearl Jam. Ok, Pearl Jam Versus, che non è un nome di una categoria, di un profumo, di Versace o cosa del genere, ma è proprio l'album nuovo di Pearl Jam, che ritornano con un buon LP, dobbiamo dire. È un pezzo molto detroitiano, no? Come dire. Ok, qui siamo sempre a parlare dei 10 migliori album rock crossover del 1993. Abbiamo parlato finora di Iceburn, di Living Color, di Nirvana, di Guns N' Roses, di Afghan Whigs, di Motor Psycho, di Pearl Jam. Ci rimangono ancora tre. I tre migliori album, secondo chi vi sta parlando, sono questi, e vi andiamo a svelare i nomi. Terzo
terzo classificato, per così dire, Iggy Pop col suo American Caesar, il ritorno dell'iguana, veramente un personaggio straordinario, Iggy, dobbiamo dire, ma insomma, tutte quelle che sono le virtù, i vizi, i pregi, i difetti del rock and roll, lui è il rock, effettivamente, nel bene e nel male. Stavamo parlando prima di Detroit, e chi meglio di Iggy Pop può rappresentare quello che è stato veramente il Detroit Sound sul finire degli anni 60, gli Stooges, gli MC5, un periodo storico che ha influenzato, diciamo, ha marchiato a fuoco tutto il rock a venire. Iggy Pop è ritornato con un grande album, American Caesar, e visto che siamo in tema di rock and roll, di cose classiche, un brano che lui ha sempre eseguito ma che non aveva mai inciso, e lo ha fatto proprio in occasione di questo American Caesar, è il classico standard degli anni 60, Louie Louie. And now, the news. Bene, Louie Louie, un
vecchio standard per Iggy Liguana, Iggy Pop American Caesar, uno dei migliori album del 1993, sempre per quello che riguarda questa particolarissima classifica numero 3, La Vendetta, quella di Claudio Sorge, lo sapete, no, numero 3, Essi Vivono, La Vendetta era l'anno scorso, non confondiamo le cose. Iceborne, Living Color, Nirvana, Guns N' Roses, Afghan Wisdom, Motor Psycho, Beer Jam, Pearl Jam, Iggy Pop, altri due posti, diritto se lo accaparrano i Sepultura con Chaos AD, un concerto straordinario è loro, un album straordinario che viene a coronamento di una carriera, dobbiamo dire, iniziata in modo non facile. Loro erano un qualsiasi gruppo di bel orizzonte e non avevano prospettive, essendo un gruppo nato in Brasile, figuratevi. E però sono riusciti a conquistarsi un pubblico sempre più vasto proponendo una musica effettivamente non facile, che prende radici da Metallica, da Slayer, per quello che riguarda le prime opere di questi gruppi, ma riesce a conquistarsi via via uno spazio attraverso una personalità veramente notevole. Ultimamente sono molto industriali Sepultura, e lo dimostrano in questo LP Chaos AD, del quale ascoltiamo un brano, il primo proprio che troviamo all'inizio, si chiama Refuse Resist, che è anche un manifesto, la nuova coscienza politica che informa il Sepultura in questi giorni. We'll be right back.
Sepultura, Refuse, Resist dell'album Chaos, di nuovi scenari metropolitani per gli anni 90, uno degli album sicuramente più potenti, più intransigenti dell'anno 1993. Beh, adesso andiamo veramente a scoprire quello che è l'album dell'anno per Rumore 3 Essi Vivono, il gruppo più originale, il gruppo più che fa della dinamica strumentale una vera e propria apoteosi, cibo per la mente e per il corpo. Loro sono i Primus, più che mai incredibilmente sulla cresta dell'onda con l'LP Pork Soda. Il brano si chiama My Name is Mud. Abbiamo scelto una cosa veramente, una dinamica straordinaria come pezzo, soprattutto grazie al bassista e cantante Les Claypool, che è veramente un mago incredibile. E niente, sulle note di Primus noi ci lasciamo, ci congediamo e ci sentiamo lunedì prossimo, naturalmente, per la classifica dei dischi migliori del 1993 per quello che riguarda il Death Grind Tour. Buon proseguimento naturalmente con Planet Rock e vi lascio con i Primus, l'LP Pork Soda, album dell'anno 1993, il brano My Name is Mad. Ciao da Claudio Sorge. Is mud.